E buongiorno a tutti dal telegiornale di Toscana TV. Purtroppo si torna a lavorare, ma si torna anche con gli incidenti sul lavoro. Rimane folgorato mentre lavora alla grondaia di un'abitazione grave un 35enne accaduto a Serravezza in provincia di Lucca. Al servizio. Grave incidente sul lavoro venerdì mattina. Due operai stavano facendo la manutenzione ad un'abitazione di un condominio in via della Chiesa Ripa nel comune di Serravezza ed erano nel cestello di una gru. Entrambi sono rimasti folgorati da una scarica di corrente da un traliccio che era comunque distante dal cestello alcuni metri. Stavano facendo le ultime manutenzioni che c'avevano da fare, saldare la gatta catramata sul tetto, insomma quella roba lì. E quel ragazzo è scivolato perché ha preso la scossa, dopo è cascato giù e ha picchiato la testa intera, non lo so. Un 34enne residente a Lucca è caduto da circa 3 metri riportando vari traumi. Non era cosciente al momento in cui è stato soccorso ed è stato trasferito in codice rosso con l'elicottero Pegaso all'ospedale di Cesanello dopo essere stato rianimato per arresto cardiaco. Per fortuna il cuore ha ripreso a battere quando è partito per l'ospedale. L'altro operaio, un 30enne, è stato trasferito invece in codice giallo all'ospedale Versilia. Sul posto sono intervenuti l'ambulanza della Croce Bianca di Querceta, l'automedica di Camaiore oltre all'elicottero Pegaso. Per gli accertamenti personale della medicina del lavoro dell'ASL e i carabinieri. E il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi chiede l'apertura anticipata l'11 maggio. Vediamo la situazione da Arezzo. Riapertura anticipata all'11 maggio per i negozi di vicinato in Toscana. È quanto chiede il presidente della regione Enrico Rossi, che ha scritto una lettera al presidente del Consiglio Giuseppe Conte. La riapertura, secondo Rossi, potrebbe riguardare 18.204 esercizi di vicinato con volumi inferiori ai 300 metri quadrati e dovrebbe prevedere condizioni di sicurezza rafforzate. La regione calcola che in questo numero di esercizi siano compresi tra l'altro 7.505 negozi al dettaglio del settore abbigliamento, escluso bambini e neonati, 1.886 del settore calzature e articoli in pelle, 2.150 di mobili, tessili e articoli per la casa, 1.134 orologiai e gioiellieri, 1.044 negozi di tappeti e tessili, 1.408 di giochi e articoli sportivi. Si tratta, scrive Enrico Rossi, di esercizi commerciali principalmente di prossimità, spesso utili alla vita sociale delle nostre città e dei quartieri, dei paesi più piccoli e disseminati sul territorio. Il governatore toscano suggerisce per questi esercizi la presenza di un cliente per ogni 50 metri quadrati di superficie di vendita, l'obbligo dell'utilizzo dei guanti congiunto a quello delle mascherine e della sanificazione delle mani, la raccomandazione di ridurre al minimo la prova dei capi. Ma sulle chiusure anticipate, per esempio il bar e i ristoranti, insomma molti esercenti però non si sentono pronti, come emerge dal servizio. Siamo andati a Viareggio. Ne vale la pena? No, se vai a vedere quello no, però anche se fosse 50 euro sono buone. Perché soprattutto col gelato le persone amano prenderlo e mangiarlo passeggiando. Il servizio d'asporto e il takeaway, un motivo per uscire di casa, per non deprimersi, ma certo non per guadagnare e pagare le spese dell'attività. Non è ancora la fase 2 per loro, i titolari dei bar e delle pasticcerie della passeggiata e del centro di Viareggio. In alcune regioni, sulla base dell'evoluzione della curva del contagio, queste attività, insieme ai parrucchieri e ai centri estetici, potranno alzare le saracinesche due settimane prima, già il 18 maggio, secondo quanto dichiarato dal Premier Conte, una prospettiva che però non incoraggia gli esercenti. Come? La domanda, ma come? Non si sa. Levando i tavoli, ma levando i tavoli mi entrano quattro persone, perché poi a sentire non possono stare neanche allo stesso tavolo due persone, quindi uno, due, tre, quattro, che facciamo? Tanti gli interrogativi a cui ad oggi non si riesce a dare risposta, soprattutto tra coloro che dovranno gestire locali di piccole dimensioni, situazione ben diffusa a Viareggio, e assicurare che non si creino assembramenti, sembra un'impresa. Se mi vengono le persone a pranzo, quante ce ne posso mettere? Capito? Non vale la pena dal punto di vista economico, vale magari dal punto di vista emotivo, perché così uno non sta a casa,
soprattutto cerca di mantenere il contatto con i clienti che comunque al lavoro ci sono, perché questo è un locale che serve le persone che lavorano, un locale di servizio. Il personale niente, solo io, perché bisogna essere il locale piccolo, quindi è meglio stare da soli per il momento. Le cose tutto la porta via. Vuole una brioche nel sacchetto, la portano via, e le pasta la stessa cosa. Quanti dipendenti avresti? Ma normalmente in stagione 2. Che quest'anno non penso. Quest'anno penso forse neanche uno, non lo so. E c'è un'altra questione, quella delle mascherine. I farmacisti sono in allarme, vediamo perché nel servizio da Arezzo. Le mascherine nelle ultime ore hanno fatto parlare, soprattutto ad Arezzo. Come avete assorbito questo impatto mediatico? In questo momento noi abbiamo la distribuzione delle mascherine che vengono dalla regione toscana. Abbiamo anche avuto fino a oggi anche alcune mascherine in vendita ad un prezzo di 50 centesimi, purtroppo poche per tantissimi problemi di tipo burocratico. L'uscita dell'ulteriore decreto, ordinanza che è stata fatta dal commissario straordinario Arcuri, che ha fissato un prezzo di vendita finale senza pensare a quanto qualitativamente, quantitativamente fare pagare alle farmacie o ai distributori queste mascherine che poi andrebbero vendute a 0,50. Questo sta provocando una grossa criticità e quindi se la questione non verrà risolta entro pochi giorni si fermerà la distribuzione ob torto collo da parte delle farmacie di questi presidi. C'è un dato oggettivo, le mascherine sono indispensabili. Assolutamente sì, in questo momento e per diversi mesi saranno un presidio indispensabile per la popolazione. Ad oggi anche noi siamo nella condizione di non avere più in magazzino certi prodotti. Se non veniamo, non verremo riforniti, molto probabilmente dalla prossima settimana anche noi andremo in difficoltà. E sempre parlando della fase 2, per quanto riguarda la Toscana, negli alberghi 50.000 i lavoratori in CIG, in cassa integrazione, vediamo i dettagli del servizio. Oltre 50.000 dipendenti diretti in cassa integrazione a zero ore e la prospettiva per molte imprese di riprendere l'attività soltanto dopo agosto 2020 è la situazione del mondo alberghiero in Toscana. All'inizio della fase 2, in attesa di certezze sulla riapertura della mobilità, almeno fra le singole regioni italiane, la richiesta è quella di misure nazionali uniche per gestire il rischio. Tutti gli hotel e le strutture ricettive hanno chiesto l'accesso agli ammortizzatori sociali, nessuno escluso, spiega Stefano Nicoli della Filcams CGL. In Toscana abbiamo 3,5 milioni di abitanti, afferma invece il presidente regionale di Federalberghi, Daniele Barbetti. Non possono considerarsi un mercato di riferimento per un sistema ricettivo come quello toscano, fra i principali d'Italia per grado di internazionalizzazione. La sfida sarà portare le imprese all'anno prossimo, affrontando l'inverno dopo questa stagione estiva che sarà simbolica. Per Giancarlo Carniani, presidente della sezione Industria Alberghiera di Confindustria Firenze, la stragrande maggioranza degli alberghi non ha intenzione di riaprire nella fase 2 e se qualcuno proverà in estate a riavviare gli spazi di ristorazione all'aperto, la maggioranza degli albergatori vede come prospettiva i primi di settembre e una partenza molto a rilento. Le misure di sicurezza, sperano le imprese, non dovranno essere troppo invasive. In vacanza si vuole andare in un albergo, non in un ospedale, sostiene Barbetti. Andiamo a Prato. Come sapete anche il trasporto pubblico locale è entrato nella fase 2. Vediamo come CAP garantisce il servizio e la sicurezza per utenti e per il personale. Eleonora Barbieri.
Anche il trasporto pubblico locale entra nella fase 2 dell'emergenza coronavirus. Garantire il servizio e la massima sicurezza per utenti e personale è una sfida non facile da vincere. La Pratese Cap ha messo in campo i propri tecnici per attuare un sistema strutturato ma flessibile che infonda fiducia nell'utenza. Vediamo dunque come è stato organizzato il servizio. L'orario è quello seguito durante le vacanze scolastiche, circa il 70% delle corse ordinarie. Visto il contingentamento degli ingressi, sono state aggiunte 20 corse in più negli orari di punta sulla linea della Val di Bisenzio, sulla Lambiola e sulla tratta fiorentina. Sia per la salita che per la discesa si passa dalla porta centrale a tutela dell'autista. Abbiamo la porta inibita della salita davanti e internamente abbiamo messo provvisoriamente questa fettuccina bianca e rossa che sostanzialmente delimita l'accesso agli utenti che si possono posizionare solo dalla seconda fila in poi. Obliterare il biglietto sui bus urbani non è un problema perché il dispositivo è al centro. Sugli extraurbani invece? Gli abbonati sostanzialmente salgono dalla porta e si mettono a sedere. Invece gli utilizzatori saltuari stiamo dicendo a tutti di utilizzare il biglietto cartaceo che viene obliterato o direttamente diciamo dalle persone attraverso carta e penna diciamo così, oppure attraverso i verificatori che non sono più a bordo del bus ma che si trovano a terra e che fanno diciamo questo controllo del titolo sia in salita sia in discesa da parte dell'utenza. La capienza è molto ridotta per il rispetto delle distanze, i posti a sedere in piedi sono ben evidenziati. Ci troviamo diciamo su un autobus extraurbano dove normalmente tra persone sedute e persone in piedi portavamo 75 persone circa. Oggi ci siamo attestati diciamo in un numero che è di circa 18 persone, 13 sedute e 5 in piedi e che abbiamo diciamo identificato in maniera puntuale. Un modo anche per aiutare l'autista a capire quando si è raggiunto il massimo, cosa che viene evidenziata dallo stesso con un cartello. Se la linea ha passaggi frequenti, chi resta alla fermata aspetta la corsa successiva, altrimenti l'autista avvisa l'ufficio traffico che nel caso provvederà a inviare un mezzo aggiuntivo. Articolata l'attività di sanificazione dei mezzi. E oltre a quella giornaliera che facciamo tutti i giorni, facciamo anche delle pulizie estemporanee fatte direttamente alla capolinea principale, in questo caso siamo alla stazione, quindi dove c'è maggior afflusso di mezzi. Oltre a questo abbiamo fornito tutti i nostri operatori d'esercizio di un kit di pulizia che consente loro chiaramente di pulire diciamo il loro posto guida. E rimaniamo a Prato dove il 18 maggio riaprono le biblioteche comunali, però fino al 3 giugno solo per la restituzione dei libri presi in prestito. Entro giugno è prevista la riattivazione delle sale studio e novità in arrivo per aiutare gli operatori dello spettacolo e gli enti culturali di servizio. Anche i libri dovranno fare la quarantena, non tutti, solo quelli presi in prestito in biblioteca, una tutela che riguarderà anche film e CD e così dal 18 maggio al 2 giugno la Lazzarini e le altre biblioteche comunali riaprono i battenti, ma solo per la restituzione dei 10.000 volumi che devono rientrare dal prestito. Libri che dovranno essere sanificati e tenuti in isolamento per 10 giorni, un'attività questa incompatibile con tutte le altre, per cui in quelle due settimane sarà possibile solo restituire il materiale preso in prestito alla biblioteca. Proprio il servizio prestito sarà riattivato dal 3 giugno. Per la riapertura delle sale studio non c'è ancora una data certa, ma il Comune di Prato assicura che sarà entro il mese di giugno e seguendo una serie di misure di sicurezza per garantire il distanziamento. Il principio fondamentale è quello della gradualità, tenendo ben presente però che sarà molto diverso dal passato e che il numero delle postazioni sarà decisamente inferiore purtroppo e di questo dovremo tenerne tutti conto. È un momento molto difficile anche per il settore culturale dell'intrattenimento. A breve riapriranno anche i musei, ma 3 mesi di stop totale e i prossimi con ingressi contingentati e limiti agli spostamenti peseranno notevolmente sui bilanci annuali. E poi c'è la cancellazione degli eventi che sta mettendo in ginocchio gli operatori del settore, soprattutto autonomi. Per attenuare queste difficoltà l'assessore Mangani ha pensato a un doppio utilizzo delle risorse, circa 200.000 euro risparmiati dalla cancellazione della Prato Estate. Uno, per dare un aiuto alle nostre istituzioni culturali che in questi mesi di chiusura hanno evidentemente non tutte ma alcune subito un contraccolpo importante, musei o teatri che siano, e un'altra parte invece vorremmo riservarla per la parte dell'anno che manca, gli ultimi mesi dell'anno, per far lavorare le persone, i soggetti che con la Prato Estate avrebbero lavorato e che invece non l'hanno fatto. E per ora è tutto, grazie per averci seguiti, poi noi ci vediamo più tardi.